Salve a tutti e bentornati ad un nuovo appuntamento della Libera Università, eh, un nuovo appuntamento di incontri a due voci. Oggi eh, siamo in compagnia eh, di un esponente diciamo, del settore scientifico. Della nostra organizzazione eh, Gabriele Elmini, eh, che è appunto un chimico e che eh, per gran parte diciamo, della sua carriera anche lavorativa si è eh, occupato di mh, è stato consulente eh, per delle industrie farmaceutiche. E di fatti eh, proprio questo sarà l'argomento dell'incontro di oggi: cioè una storia del farmaco, ecco come potete vedere dall'immagine che sta andando in onda in questo momento, eh, la storia del farmaco e come questa scoperta, possiamo dire così, ha cambiato la nostra vita. E eh, Possiamo cominciare quindi a chiamare la, la prima immagine e eh, Gabriele ce la, ce la commenterà e ci dirà un po', eh, ci parlerà diciamo, di quello che è... Il significato della parola farmaco e eh, quali sono le sue caratteristiche buonasera, tanto per cominciare. E, eh, io inizierei proprio con la definizione ufficiale del farmaco, cioè la definizione data dall'AIFA, quindi dall'Agenzia Italiana per il farmaco. Per il, farmaco sì. eh, il farmaco, è viene chiamato anche medicinale, oggi va, mh, è meglio forse chiamarlo medicinale: è una sostanza o un'associazione di sostanze che sono impiegate per o curare o prevenire delle malattie. Certo. Il farmaco, il medicinale, è composto in linea di massima di due cose, è composto di un principio attivo che è quello che poi cura e quelli che vengono chiamati normalmente eccipienti, che non hanno assolutamente nessuna efficacia da un punto di vista terapeutico, uh -huh. ma servono per... Per far assumere il farmaco in maniera migliore perché talvolta il farmaco è cattivo eh, e non ha un odore amaro, amaro per esempio, eccetera, cioè, anche per poterlo poi eh, metabolizzare meglio, quindi, se deve passare attraverso lo stomaco inalterato, quindi gli eccipienti sono soltanto delle cose eh, in più. Quello che conta è il farmaco. Io aggiungerei anche un'altra sì, cosa oltre alla sì, definizione certo. ufficiale eh, perché. Come nasce il farmaco? Il, il farmaco nasce, in linea di massima, per l'ingegno dell'uomo. Ci vuole un genio per poter... poi lo vedremo, alcuni sono veramente stati dei geni. Certo. Eh, e eh, questi, questa nascita deriva anche dalla tecnologia che sempre di più influenza il, la nascita del farmaco stesso. Poi deve essere certificato da eh, dall'autorità sanitaria, quindi non è soltanto il genio che fa il farmaco, ma poi ci vuole anche l'AIFA per quanto riguarda l'Italia che lo certifica, deve essere dispensato da una persona qualificata come è il farmacista, sì. deve essere prescritto prima dal medico, eh, coscienza e certo. coscienza per eh, forza eh, di, di cose. Eh. E non ultimo, io direi che deve essere anche assunto correttamente, perché eh, molto sì, spesso... Si, si, si demonizza anche un pochino sì, il farmaco, perché? perché... delle volte ne abusiamo, forse. Ne abusiamo, eh. quindi il farmaco fa male, certo. il farmaco chissà quali, a che cosa serve, eh, molto probabilmente perché non è stato assunto veramente correttamente. Eh, certo. Perché il farmaco non ci dimentichiamo, la parola farmaco. Che viene dal eh, greco, beh, stavo pensando proprio a quello eh, sì, perché in greco vuol dire vuol dire tutte e due le cose vuol dire e il veleno e il sì, rimedio se certo. ne erano ben accorti loro eh, che il, eh, il farmaco preso in una maniera sbagliata poteva essere dannoso e poi vedremo anche eh, queste cose che hanno portato alla nascita di alcuni farmaci derivano proprio dal vedere che queste cose facevano se prese in quantità elevata facevano male Certo. Um, dunque, eh, possiamo andare avanti con eh, l'altra immagine, l'immagine successiva. Ecco. ecco, questa ci dice, eh, purtroppo, eh, quali sono le principali cause di morte nei paesi industrializzati. È una tabella che eh, oggi. Potremmo dire forse anche un po' datata, nel senso di sì. vedo che, che i dati vanno dal 1900 al 1984, però eh, alcune cose purtroppo sono rimaste. Direi, illustracela. Perché basta vedere la differenza che c'è. Questa tanto per cominciare è la mortalità annua per ogni 100.000 abitanti. Sì. L'influenza è polmonite nel 1900. Su 100.000 abitanti ne morivano 200. Ah. Nell'84 ne muoiono 2. La tubercolosi è praticamente scomparsa. Sì. Lo stesso dicasi per le infezioni gastriche, la gastroenterite sì. e le malattie cardiache, invece, si vede che crescono. Quindi, sì. come mai. E il cancro? E il cancro, purtroppo, purtroppo. purtroppo aumenta. Sì. Aumenta sì. molto probabilmente anche perché aumenta l'età media. Sì. Perché io vorrei fare un piccolo eh, flashback sì. eh, pensando a quello che succedeva. Nel 1860. 1860, unità d'Italia: sì. 20 milioni di abitanti. La stragrande maggioranza moriva per tubercolosi, per malattie infettive. Sì. L'età media non superava i 50 anni. Oggi l si può dire che l'abbiamo raddoppiata. Eh, sì, infatti eh, vedremo eh, uno studio che ci dovrebbe dare perlomeno ai giovani delle speranze, delle buone speranze. <ride> speranze. Passiamo abbiamo... alle diapositive successive, mi sembra siano proprio questi dati in una delle prossime. Eh, questa per esempio è eh. una, una visione di quello che è successo dal 1920-30, mm -hmm. sempre al 1980 sono dati tratti dall'Istituto di Statistica, sì. eh, la causa di morte in Italia sempre per 100.000 abitanti. Se, vede, se vediamo il, gli istogrammi in verde. Le malattie sì. infettive e parassitarie, direi che sono andate quasi a zero. Sì. Lo stesso discorso di casi delle malattie dell'apparato respiratorio, leggasi, tubercolosi certo. già nel 1920, 30 e 40 di tubercolosi si moriva abbastanza. Sì, sì. Nella prossima, invece, si vedono altre due tendenze. Eh, vediamo la prossima. Eccola. Queste tendenze sono i tumori e le malattie del sistema circolatorio, anche queste. Mh, derivate anche dal fatto che l'età media come dicevamo prima è aumentata sì. prima si moriva a 50 anni forse i tumori ne uscivano fuori pochi ora le, i decessi si sono spostati sugli 80 anni sì. e naturalmente le cose si ne vedono un po' di più e poi forse anche mh, lo stile di vita che è cambiato sicuramente, sicuramente da, lo dalle, stress non è eh, l'ultima eh, sì, cosa sì, effettivamente non, cosa. non, non, è, non il, è indifferente il fumo, tutto il fumo che è stato eh, è venuto fuori negli anni 20, 30, 40 nel dopoguerra chiaramente per fare per, per per, per vedere un po' quello che succedeva a livello di gli americani, no? fumavano i film, tutti sì. avevano le sigarette, eh, quindi. Sì, sì. Quindi, era, era, era anche come si può dire uno stile, no? eh, era sì. diventato così Chi un sinonimo di era, eh, era out, e, e, e allora eh, non era ancora diffuso nella popolazione femminile come certo. invece lo è oggi e io vedo anche a scuola i ragazzi cominciano prestissimo, insomma, e, e le ragazze anche a, a fumare. Ecco, mm. tutto questo, sì? scusami, deriva dal fatto che praticamente è stato causato dal farmaco, cioè... Eh, il fatto che le infezioni respiratorie eccetera sono diminuite non è che sono diminuite per grazia ricevuta, sono diminuite perché ci sono stati i farmaci e quindi il farmaco è legittimo affermare che ha una sua validità, e quindi non va demonizzato, Direto, non va vero? Demonizzato. Eh. Eh. Eh, arriviamo ora alla parte che perlomeno per me è, è, è una delle più interessanti, quindi proprio la storia del farmaco, quando comincia nella vita dell'uomo, <ride> e vediamolo eh, facendo passare la prossima diapositiva. Allora, sì, io farei anche un'altra cosa prima di andare sì, a vedere la sì. storia, perché abbiamo detto prima che eh, i giovani devono avere delle speranze di vita. Se vediamo eh, la diapositiva che abbiamo messo sì, un secondo che, che fa... Sì, che c'era prima. Mettiamola un po' all'indietro, no, quella successiva, grazie. Eccola. Ecco, questa è un'analisi eh, un economica del World Economic Forum dove ci dice, se vediamo bene, che quelli nati nel 1947 hanno un'aspettativa di vita di 80-85 anni, quelli che invece sono nati nascono nel, nel 2005-2007 possono sicuramente avere un'aspettativa di vita superiore e arrivare fino a 100 anni. Una volta si diceva che era impossibile. E le curve invece ci dicono che è molto probabile. Ora il problema è non solo arrivare a 100 anni, ma oh, arrivarci eh, decorosamente. decorosamente, e questo eh. sicuramente si può fare attraverso una buona vita un Buon sistema di vita, ma anche con un utilizzo con, di farmaci, certo di quelli adeguati. <coughs> che Ora servire. riprenderei la tua domanda sì. di come sono nati questi farmaci. Sì. Io ho pensato quando eh, stavo buttando giù delle idee all'Homo sapiens, sì. quindi questo uomo che eh, vagava nella savana e sicuramente si sarà fatto male, certo. Qui c'è eh, l'ingegno dell'uomo, cioè l'effetto è andato a vedere ne è andata a vedere la causa quindi io ho una ferita vedo che questa ferita se la tengo all'aria alla polvere mi peggiora magari ci metto del fango ci metto della roba umida ci metto delle foglie migliora e lì sono cominciati a nascere gli stregoni eh, certo. che poi sono diventati sciamani poi in un certo periodo Diciamo che sono diventati anche sacerdoti, non nel senso come intendiamo noi ora il sacerdote della religione, ma il sacerdote, diciamo un guaritore, il guaritore, ecco. poi ci sono stati i, i guaritori veramente detti e poi sono arrivati i medici. Questi medici, la parola medici con M minuscola per non confonderla con la famiglia, che derivano un po' dal latino meteor, qui me lo insegni sicuramente te, che vuol dire guarire. Quindi da cui anche medicina. Certo. E che, medicamentum. Medicamentum e tutto il resto. Sì. E direi anche dal, dal greco medo medomedoi, med, mi pare che si mm -hmm. dica, che è un po' il discorso di pensare agli altri. Quindi medico, medicina. E ora a questo punto cominciano ad arrivare i medici. I medici che eh, preparano le medicine. Quando... La prima fonte storica forse ecco, ci si può... sono delle testimonianze. Sì, sì, io la farei risalire a un, a un papiro che risale a circa 1500 anni fa. Eh, potreste Potremmo mandare la, mandarla, la prossima la diapositiva, diapositiva. La ecco. Prima. Eh, intanto, ecco, questa eh, direi. Eh, significativa perché è, è già eh, no no la, la prossima quella c'era prima questa fermatevi su questa eh, perché questa già ci conferma ehm, le parole che usavite prima quando sì. parlavi de, dell'uomo che si guarda intorno no, e fa delle prove diciamo per guarire la propria ferita e ovviamente che cosa utilizza? Utilizza ciò che la natura gli mette a disposizione e quindi eh, il fango ma anche le piante. E comincerà che... a scoprire <ride> le virtù delle piante. Le virtù e anche le cose negative. Le certe. Qui vediamo alcuni esempi, l'Atropa Bella Donna, il tasso e la Cincona. L'Atropa Bella Donna eh, si chiama così perché... Eh, tanto per cominciare, eh, le foglie sono molto velenose, le bacche, che venivano utilizzate nell'antichità anche per eh, avvelenare le punte delle frecce. Ah, ecco. E eh, dall'atropa eh, viene, ven, viene, veniva estratto, ora è tutto di sintesi, quella che si chiama l'atropina, che chi è andato da un oculista e ha avuto modo di farsi vedere la cornea, eh, la pupilla li vengono messe dentro delle goccioline, la pupilla si dilata Ah sì, quella per far dilatare E praticamente le... è l'atropina che è stata estratta dall'atropa belladonna Si chiama belladonna perché quando le donne hanno le pupille gli un pochino occhio, più eh, grandi eh, mh, eh, sono eh, un pochino eh, più graziose no? E quindi ecco perché la pianta si sì, chiama sì, atropa belladonna Certo, certo il tasso, il tasso, dal tasso che è una, una pianta velenosissima una pianta che, che, che vive addirittura fino a 2000 anni eh, si estrae la taxina che viene utilizzata oggi nelle forme di alcuni tumori: ah. eh, ce n'era un'altra che era la cincona. Sì. La cincona è l'albero della china eh, mm. che, la cui corteccia eh, contiene una sostanza a tutti nota che è il chinino. Il chinino eh. E Questa venne scoperta perché mh, la regina del viceré. Re, del Perù, che si chiamava Cincona, uh -huh. lo usava a masticare e non prendeva la malaria. A eh, questo punto, infatti, poi, piano piano, sì. nei secoli, quando la chimica eh, si è evoluta. Si è visto che dentro c'era questo chinino che poi è stato fatto eh, sinteticamente, ma che all'inizio costava tantissimo, tanto che spesso si diceva tu mi costi più del chinino ah, eh, perché cioè. il chinino era molto caro. Eh, sì, ora invece sì, sì. non costa niente, no, di no. eh, però è fondamentale, sì, per la, per la malaria assolutamente. E lasciato inoltre il salice, eh, il, salice ecco, eh. il salice perché eh, addirittura eh, eh. ne parla Erodoto dicendo che c'erano delle popolazioni che per guarire da dei dolori muscolari eh, usavano masticare delle foglie di salice. di salice. Queste cose poi, sempre ripeto, con l'avvento della chimica sono state analizzate. Eh, dalle foglie di salice è stata estratta una sostanza piuttosto amara che si chiama acido salicilico e eh, eh, veniva utilizzato per guarire dai dolori muscolari purtroppo gli effetti collaterali ce n'erano ne abbastanza tanto che ora forse si adopera per fare la passata di pomodoro l'acido salicilico credo qualcosa del genere però nella sintesi um, dell'acido salicilico è stata fatta una variante è stata fatta un'acetilazione è venuto fuori l'acido salicilico che è che quello che conosciamo con il nome commerciale assolutamente uno dei tanti certo Certo. Quindi il discorso che farmaco veleno, farmaco rimedio. D'altra eh. eh, parte sto pensando che anche i vaccini... Mh, eh, Correggimi se sbaglio, ma anche di, nella preparazione di un vaccino eh, si eh, prende un, ovviamente in una percentuale, in un dosaggio minimo. Ma il principio della, della malattia. malattia che si vuole curare, e quindi sì. diciamo il principio è quello. Quindi eh, non abbiamo inventato niente, farmaco. No, lo sapevano anche i greci, no, ma secondo me loro sapevano già tutto, direi, già tutto. direi proprio io, di tutto. Io sì. di questo sono assolutamente, di sì. assolutamente convinta. Andiamo all'immagine successiva. Ecco, qui si parlava prima sì, della, della, eh, storia, della diciamo. storia. Io lo, la farei risalire al 1500 a.C. perché in questo papiro di Ebers, mm -hmm. eh, trovato a Tebe, ora mi pare che sia un museo di Lipsia, sì. ci sono elencati eh, ma circa 700 sostanze diverse con addirittura alcune anche diluizioni che venivano utilizzate per guarire qualcosa. Tebe, tebe d'Egitto. Sì, Però sì. bisogna arrivare perlomeno al 460 avanti a.C., quindi a Ippocrate. Uh -huh. eh, quindi qui siamo in piena epoca classica greca. Direvi, sì, sì, sì. Dove lui ha messo proprio insieme il, eh, la sostanza, la patologia. L'anamnesi, quindi è proprio il padre della Infatti. medicina. Gli mancavano i farmaci moderni, sì. ma se no Aveva le tutto. basi certo. erano quelle. E di fatti è il, come si può dire, il, il giuramento che il, giuramento il medico fa, è il giuramento che fa su Ippocrate, assolutamente. E l'altro personaggio che è un pochino più tardo. Diciamo che è un allievo sì. di Ippocrate, è Galeno, uh -huh. è il quale ha. Ehm, ha migliorato tutte le cose che aveva detto Ippocrate e quindi ha lasciato anche lui delle testimonianze molto notevoli per la storia della, della medicina. Uh -huh. Possiamo passare alla prossima? Certamente sì. Ecco, eh, sicuramente ognuno di noi si è chiesto ma gli antichi come si curavano? Con certo. che cosa si curavano? Non andavano certo in farmacia eh, no. eh, a comprare la medicina? O, o come si diceva nel Medioevo, dallo speziale, no? O dallo Perché speziale, così si certo. chiamavano. Ecco, il, eh, il farmaco, chiamiamolo il farmaco, che veniva più utilizzato, era questo, si chiamava teriaca, risale al primo secolo d.C. Mm. Sembra che questa... Questa miscela di sostanze addirittura dentro c'erano code di lucertole, carne di vipera, sì. l'avesse commissionata il re del ponto Mitridate, perché ah, aveva famoso. paura certo, di essere avvelenato. Infatti, allora, lui era uno di quelli, se mi ricordo bene, che assumeva delle piccole quantità di veleno per essere fritti. Il frutto, infatti, si chiama mitridatismo quello ah, che. Ah, ecco, questa pratica, pratica di... Diciamo, però. Va fatta con grano salis perché si orrice certo, certo, Ma eh, probabilmente anche perché l'epoca di Dimitridate e lui stesso come personaggio viveva in situazioni mm. piuttosto pericolose piuttosto ...quindi pericolose. doveva difendersi perché, se no, qualcuno gli faceva la eh, pelle penso ecco. sì. Eh, sì. come peraltro, eh, è successo per Nerone perché anche lui, avendo sì. paura di essere avvelenato, eh, commissionò al suo, al suo medico a Andromaco. Mm. Un qualcosa di diverso dalla teriaca. Tanto diverso, diciamo che furono aggiunte una, una decina o una ventina di, di sostanze in più, tra cui l'oppio, eccetera, eccetera. Ma mm. quello che, è, che fa più eh, caso sì. è che questa teriaca è stata usata per 17 secoli, cioè, in pratica, da Mitridate fino al 1600. Galileo, la scienza nuova, sì, sì. veniva utilizzata questa teriaca E quindi era, era considerata come una sorta di panacea per tutti i mali. Sì, fino a quando poi un medico durante eh. la peste di Venezia sì. eh, disse che secondo me non fa niente, fa soltanto sudare ed aveva completamente ragione, non faceva assolutamente niente. niente, perché quando le persone morivano non era colpa della teriaca, era colpa di qualcos'altro, la teriaca faceva bene. Ecco, non è mai stata messa in discussione, messa insomma, in discussione la per di un sacco di motivi che non credo sia questo il momento giusto per dirlo, ma comunque eh, tipo l'ipsedixit, uh, uh, okay. quello è e quello doveva rimanere sì, eh, sì, per sì. sempre. Per, perché dalla composizione sembra più un, 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 una sostanza stregon, stregonese. c'era l'olio di ricino, c'era eh, un, un po' di tutto. Sì, un sì, po'. Sì. Poi naturalmente cose abbastanza anche eh, cattive per cui c'erano gli aromatizzanti e tutto il eh, Per questo. forza, per forza, certo. Eh, allora, ehm, andiamo avanti ancora. Il farmaco eh, moderno. Ecco sì, arriviamo ad un'epoca più vicina a noi. Ecco, Direi questa... È una diapositiva che terremo abbastanza perché qui sì. c'è da, da dire diverse cose. Allora, cominciamo. Allora, io penso che il tutto potrebbe nascere con Galileo. Dice: Ma Galileo e la medicina, che cosa c'entra? Direi che c'entra soltanto per il discorso microscopio. Certo. Perché. Eh, lui ha messo le basi sulla scienza moderna, quindi sì. le cose devono essere non fatte perché qualcuno le ha dette, ma devono essere dimostrate eh, e quindi guardare bene al, dentro le cose per vedere quali possono essere le cause. La, il 1600 ha posto le basi, ma direi che la medicina moderna nasce alla fine del Settecento, inizi dell'Ottocento, anche a costo di andare contro tutti e tutto. E il primo eh, sulla, sulla sinistra INR, sì. che dice 1796, è il vaccino. Per il vaiolo. Per il, vaiolo sì. il vaccino per il vaiolo, che tutti sappiamo come è nato, e quindi mi riallaccio al tuo discorso: che è nato da un qualcosa di negativo che portava alla morte. Che poi, dopo, facendo determinate operazioni, è venuto fuori questa sostanza, questo vaccino, perché veniva fuori dalle vacche, eh, uh -huh. che ha guarito. E direi che ha debellato completamente questo Assolutamente. Eh, mm. Io mi ricordo alle elementari, la, la mia generazione è stata tutta vaccinata, tutta vaccinata. E, e quelli che hanno. Il segno diciamo così, del vaiolo vuol dire che sono grandi. Ecco, diciamo eh, così. Di sì, diciamo se, che, sono, sì, siamo sì. abbastanza duri. Sì, di sì. E comunque è, è importante anche il signore che vediamo eh, lì beh, in alto al centro. Il eh. signore che, che è lì al centro. Pasterre, Si sta arrivando al 1885 mm. e anche lui eh, esordì con il vaccino, con la rabbia. Sì. E quindi mh, ci sono state anche recentemente in televisione eh, delle trasmissioni eh, su questo e anche lui ha rischiato veramente perché dopo aver iniettato eh, diverse dosi del suo vaccino per poter essere sicuro che cosa ha fatto ha iniettato la rabbia. E quindi ha visto che praticamente poi il ragazzo non si ammalava, ma lì veramente, eh oggi sì, come oggi, sono cose che fanno un po' eh, venire sì, i brividi. Ma ecco, ti volevo chiedere, la, la rabbia è una malattia umana o parte dagli animali parte e poi si, animali, si trasmette all'uomo? Parte dagli animali, parte dalle volpi, parte dai cani, tanto sì. che per esempio, credo che ancora in Inghilterra ci sia la quarantena, per ah, paura della rabbia, okay. che un cane non può andare se non fa la quarantena prima, non so se le legge. Sono cambiate ultimamente, okay. comunque si trasmette dagli animali certo. ed era una cosa micidiale. micidiale certo. Certo. Eh, rimettiamo la diapositiva. Arriviamo eh. alla fine dell'Ottocento con quello che avevamo già accennato: ah, sì, l'aspirina. La, Quindi, questo Hoffman, che poi fondò anche una casa farmaceutica. Hoffman, Hoffman La Roche, eccetera. Quindi, ah. aspirina che tuttora è utilizzata, anzi, direi che è utilizzata, ma ne sono stati visti dei pregi ulteriori perché è abbastanza recente, diciamo una ventina d'anni anni fa, trent'anni fa, eh, è stato fatto un dosaggio un pochino più basso, sì. la spirinetta, e viene utilizzata ah, come sì. antiaggregante piastrinico. Sì, la, la prendeva mio padre infatti, sì. Eh, eh, ma anche tutto il sì, sì, infatti. E arriviamo agli anni del Novecento, quindi ecco. eh, gli anni, il secolo dove i non più giovani sono nati. <ride> Quindi eh, questa arsfenamina era un farmaco che veniva utilizzato per la sifilide, eh, perché di sifilide si moriva anche se artisti eh, se ne gloriavano tanto che si chiamava il malfrancese, eccetera. Ah sì, il malfrancese, è vero. Poi venne fuori questo, nacque questo Elric, eh, un medico tedesco, eh, che eh, sintetizzò, questa sostanza che contiene due atomi di, di arsenico, infatti si è un'arsfenamina, e ecco. riuscì a eh, debellare o perlomeno a diminuire le morti dalla sifilide. Mm. Gli ultimi due eh, che sono messi in diapositiva, credo che i non più giovani li abbiano un po' utilizzati. Personalmente io mi ricordo che mia madre, quando mi sbucciava i ginocchi, mi si spruzzava la polverina di penicillina che bruciava, maledettamente. che bruciava maledettamente quindi la penicillina che tutti sappiamo è mm. eh, nata dal genio mm. di, eh, di Fleming è, è giusto dire che è stato un caso è stato un caso è stato un caso che le, la stragrande maggioranza delle persone avrebbe preso quella famosa piastra dove lui ci aveva messo una cultura di batteri sì. che non nascevano se era formata della muffa, li avrebbero, avrebbero presi e via. buttati via. Cioè, Lui si chiese come mai, eh, eh, lì, sta il genio. E lì sta il genio, si chiese come mai, andò a fondo della situazione, eh, si rese conto che questo succedeva per la presenza di questa muffa, questo Penicillum glaucum, quindi la chiamò Penicillina per questo, sì. però ci aveva, aveva tanti pregi tanto che nella prima guerra mondiale fu usata alla grande, eh. ci aveva anche qualche difettuccio perché uno era insolubile in acqua, bruciava pazzescamente, fino a quando poi non si trovò il sistema di salificarla, venne fuori la penicillina G, però agiva soltanto su alcuni eh, batteri gram-positivi, ma ormai il, il, ormai il dado era tratto, per cui certo. a questo punto è iniziata veramente la storia del farmaco. Dopo la penicillina, dopo pochi anni, venne fuori, vennero fuori tutti i sulfamidici, quindi anche questo personalmente lo ricordo, è sto tubetto di prontosil, e da lì sono nati, dal Novecento in poi, tutti quei, tutte quelle sostanze che, Vorrei dire ancora, alcuni demonizzano, ma forse sbagliando, perché se non ci fossero queste sostanze forse... Non sì, ci saremmo Magari eh, quelli che sono allergici indubbiamente alla Certamente, penicillina, sì. però, eh, se così posso dire è un guaio per loro perché non possono prendere un farmaco che magari gli risolverebbe l'infezione che hanno e purtroppo non la possono prendere. E qui ancora una volta eh, c'entra la chimica: sì. perché a quelli che sono allergici alle penicilline o Similari cefalosporine hanno la possibilità di attingere a farmaci tipo macrolidi, tipo fluochinolonici. Quindi ci sono vari tipi di equivalenti, antibiotici, diciamo. sì, equivalenti tipo. certamente, che agiscono anche a, uh, a più ampio spread, spettro. spettro. Quindi le penicilline agiscono soltanto su un determinato tipo di batteri. Sì e non curavano, per esempio, non distruggevano, non, non eliminavano i gran negativi, le, gli antibiotici successivi eh, hanno permesso di eh, intervenire anche su questi altri certo, tipi certo. di... Eh. Mm, vediamo uh, l'altra diapositiva ancora. Ecco, eh. ci siamo fermati grosso modo al 1936. Sì. Nel 2018 il Centro Studio Inglese Office of Health Economics ha stilato una classifica dei 37 farmaci più importanti e più importanti introdotti negli ultimi 70 anni e tra questi ne sono stati selezionati 10. Eccoli. Questi 10 come sono stati selezionati? Sono stati selezionati su una base di interviste eh, condotte su un campione selezionato di esperti e vediamo un attimo quali sono uh -huh. quindi penicilline e cefalosporine dalla seconda alla quarta generazione sono nate tutte negli anni 60 io spenderei un secondo sulle cefalosporine perché ci diciamo sempre parliamo sempre di Fleming parliamo di Dormac, ma non ci ricordiamo mai che le cefalosporine sono nate in Italia ah. le cefalosporine sono state eh, trovate da Brozzu che è un medico sardo, tanto che l'ospedale di Cagliari è, è intitolato, intitolato a lui. lui, e lui ha scoperto queste cefalosporine studiando un qualche cosa di analogo di quello che aveva fatto Fleming per le penicilline sulle fogne dell'ospedale dell di Cagliari. Quindi lui si rese conto che c'erano delle sostanze particolari, riuscì a, eh, a separarle sì. e da lì nacquero tutte le cefalosporine. Oggi abbiamo cefalosporine e penicillina dalla seconda alla quarta generazione, la penicillina viene utilizzata pochissimo però tutti conosciamo la moxicillina conosciamo si parla di nomi eh, chimici eh, non sì. sicuramente commerciali sì, quindi sì. conosciamo eh, la, la cefuroxima conosciamo mm. i ceftazidime. Sì, la, la so, moxicillina mi fa venire in mente il dentista perché in genere quando mi ha dato quello come antibiotico sì magari con ecco. un'aggiunta anche di qualche sì. cosa più acido clavulanico esatto, per, per esatto, allargargli un po' lo spettro es esattamente, esattamente quello. certo sì, sì, sì. Allora, la diapositiva per favore ecco ecco nel poi, 62 eh, questo non è... ci dimentichiamo il vaccino antipolio Assolutamente. perché di poliomolite se non si moriva eravamo eh, praticamente c'erano delle malformazioni che duravano sì, per tutta sì, la vita sì. e gli studi di eh, un certo sabin mm. hanno portato alla, eh, alla, alla, alla scoperta di questo vaccino antipolio eh, una parola su Sabin gli fu chiesto di brevettarlo e lui si rifiutò perché eh, disse che era il regalo suo a tutti i bambini del mondo e quindi non lo ha voluto brevettare. Poi aggiung aggiungiamo la pillola anticoncezionale la libertà sessuale della donna, eh, esatto. eh, 1960, 60, sì, quindi sì, recenti noi diciamo che siamo stati fortunati di nascere in questo periodo, che se nascevamo forse 100 anni fa, eh, non so alla mia età fare. sicuramente ci si arrivava <ride> Certo, la clorpromazina, la clorpromazina, che è un nome un po' particolare, uh -huh. però è il capostipite di tutti i farmaci eh, che hanno permesso... La legge basaglia cioè la chiusura dei manicomi sì. quindi da lì sono nati tutti gli antipsicotici mm. eh, tutta quella classe eh, di sostanze per tenere a freno delle malattie piuttosto serie, serie. Mm. certo negli e... anni 60 ancora c'erano i beta bloccanti mm. i beta bloccanti sono nati allora e sono quelle sostanze che servono per abbassare le, eh, i battiti del La cuore si hardy. sta parlando sì. in maniera molto molto soft chiaramente certo, certo. Eh, lasciando al medico medico io parlo da chimico da medico eh, le cose più importanti negli anni 60 gli anni 60 mh, per esperienze personali della mia famiglia chi si ammalava di cuore eh, non ce la facevano andare avanti, c'erano eh. soltanto due farmaci: c'era la digitalina che veniva dalla Digitale, da digitale. Pulpura, e la strofantina, che però erano palliativi. Mm. Eh, già negli anni '60, con i primi beta-bloccanti e poi con altri farmaci che sono venuti subito dopo, quindi i antagonisti, eh, i diuretici. Sì. Ora l'ipertensione non fa più paura se. Presa in tempo e eh, correttamente assunti i farmaci, certo. direi che un iperteso ha una vita normale. I beta agonisti sì. sono quelli che hanno permesso la risoluzione dell'asma, quindi sono dei, dei broncodilatatori eh, che servono per respirare meglio il salbutamolo, salbuta il, il salmeterolo, eccetera, tutte cose che finiscono in olo. <ride> sì. Il tamoxifene. il tamoxifene è un farmaco che viene utilizzato per, i tumori, per alcuni tumori alla mammella. Sono ah. farmaci del 1962. Eh. Gli immunosoppressori. Pensiamo ai trapianti d'organo. Quindi il, trapianto il primo trapianto d'organo, anni 60, Barnard. Eh, sì, eh, la, la prima operazione, la prima operazione è cuore aperto. Quindi no. con il trapianto di cuore, il rischio... Il rigetto. Sì. il rigetto perché il sistema immunitario non riconosce come suo quello che è stato è, messo dentro. È, è, di infatti, è un nuovo, è un nuovo organo. Cioè quindi che ci si vuole, difende a modo suo, cioè. eh, certo, che ci vuole un immunosoppressore che sopprime uh -huh. il sistema immunitario certo. per poter far sì che il trapianto d'organo abbia, abbia effetto, E oggi si vive decorosamente bene dopo sì, aver sì, avuto il trapianto d'organi, certo. grazie agli immunosoppressori, i trapianti di reni per non dire anche altre cose. Certo, e gli antiretrovirali? Gli antiretrovirali sono del 1987 sono recenti, e sì. sono quelli che servono per tante cose, non ultimo anche per le terapie dell'HIV ah. e vengono anche utilizzati in altre forme virali forse anche quelle più recenti. Sentivo proprio ieri in televisione infatti che nei confronti dell'HIV ecco, eh, sono arrivati diciamo, all'utilizzo di determinati farmaci che eh, ovviamente non eliminano eh, il no. virus, però possono eh, garantire diciamo, una vita sufficientemente tranquilla a chi è ammalato e, e che non è nemmeno contagioso diciamo, nel nell'avere contatto con gli altri ne parlavano proprio ieri in televisione direi, sì. Sì, il, ehm, vaccino, il, vaccino il vaccino morbillo parotite rosolia che di, che di morbillo si moriva eh. e ora invece con il, il vaccino degli anni 70 si è praticamente quasi debellato il, la, la patologia sì. Sì. io direi Beh. che eh, Oltre a parlare di farmaci, farei un accenno anche a quelli che hanno permesso. Esatto. <ride> Passiamo eh, alla diapositiva successiva. Eh, e, ecco. Il primo è Maria Curie, una donna. Guardate questa, diapositiva, questa fotografia, è una fotografia del 1911. Sono solo maschi, c'è cioè solo lei. È Davvero? lei che, eh, insieme con suo marito, ha scoperto il, la, la, la radioattività, che sì. ha permesso la PEC, la TAC. E così via. Eh, lei è quella con il cerchietto rosso. Sì. I due signori con il cerchietto verde sono semplicemente quello a destra, Einstein e N quella a sinistra, Max Planck. Sì. Abbi È mm. eh, meccanica quantistica e teoria della, della relatività. Eh, insomma, è, quella è una foto di, 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 di geni, di grandi eh, dire nomi, poco, dire eh, di sì. tutti insieme. Mm. Non, non diciamo gli altri perché magari possono essere, eh. non possono dire niente. Koch. Eh, il bacillo di Koch, tubercolosi, sì. ha preso il Nobel nel 1905. Mm. E questi due signori, Watson e Crick, hanno preso il Nobel del 1962 perché semplicemente hanno scoperto l'elica del DNA, cioè hanno scoperto come, eh, è fatto il, come sono fatte le, le cellule che si riproducono mm -hmm. e che ha permesso eh, la scoperta del, del DNA tutte quelle cose che oggi ci permettono di vivere con farmaci molto più moderni, tipo mm. quelli che, hanno dato, che sono venuti dalla, da Dulbecco e dalla Rita Levi Montalcini. Dulbecco che ha scoperto i geni oncogeni, cioè quali sono i geni nel DNA che sono eh, quelli che provocano i tumori e la Rita Levi-Moltalcini, che ha scoperto il, il fattore di crescita cellulare nervoso, che ha permesso in alcuni casi una ricrescita di eh, nervi anche. Mm -hmm. Quindi mm -hmm. sono sicuramente loro. Sì, sì, assolutamente. E, e, e fa piacere anche vedere insomma, che ci, ci sono, sono due donne e sono italiane, soprattutto. <ride> È vero, sì. È vero. E, e, Ci avviamo alla conclusione e salutiamoci con... Ecco, con una frase questa, di Oscar Wilde, ehm, un individuo cosa, eccezionale. Vero? Che anche qui ci ha visto, giusto. Io direi che, eh, a conclusione, di tutta questa nostra chiacchierata, penso di aver chiarito che con il farmaco si vive, si vive meglio, si vive più a lungo. Perché, come diceva Oscar Wilde, la salute è? Eh? Eh sì, è la è cosa, molto importante e soprattutto in questo periodo direi, direi che non possiamo sì. che, che ribadirlo. Eh, siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata con Gabriele eh, che è stata una chiacchierata veramente interessante ci ha permesso appunto di vedere eh, lo sviluppo del farmaco e quanto bene ha fatto la nostra vita eh, e come sempre la raccomandazione è di usare con eh, parsimonia e soprattutto eh, sotto diciamo la, la guida del, eh, del nostro medico eh, l'assunzione dei farmaci che, che ci salvano la vita. Eh, noi vi salutiamo, vi Grazie. ringraziamo per l'attenzione che ci avete dedicato e vi diamo appuntamento al prossimo incontro di Incontri a due voci. Arrivederci a tutti. Grazie.